Uè belli, benvenuti sul canale. Oggi facciamo cinque ricette a base di ceci, dei miei legumi preferiti in assoluto. E so che sono i legumi preferiti di molti, ricchi di proprietà, proteine. E queste ricette sono tutte sfiziose, come avrete magari visto dall'intro, facili e veloci, eppure economiche, che non guasta, e poi adatte a tutti, anche addirittura per chi è celiaco. I ceci che ho usato sono quelli di Coro, che gentilmente sponsorizzano i miei amici di Coro carini. In questo video ho usato i ceci in scatola, ceci secchi e addirittura la farina di ceci, quindi proprio abbiamo una bella varietà, tutti biologici, sono. Partirei da una bella insalatona, io direi che potrebbe starci, no, per insomma ci prepara lo stomaco ad assaporare poi tutto il resto. È buonissima, fresca, delicata, la ricetta della mia cara amica Dani. Può essere addirittura preparata come piatto unico se aggiungete ad esempio patate lesse oppure crostoni di pane, quindi comunque dei carboidrati. Mi viene ancora da assaporarla con una bella citronette, buona. Peliamo il sedano per togliere i filamenti esterni, poi lo tagliamo a cubettini piccoli piccoli. La mela, questa non la sbucciamo in realtà, voglio tenere la buccia, la tagliamo a fettine e poi a pezzi, così insomma è più pratica da mangiare. Succo di lime o limone in una ciotola, pepe, senape per dare un gusto più interessante e olio extravergine. Mescoliamo, aggiungiamo i ceci sciacquati, attendiamo 10 minuti che si insaporisce il tutto, poi lo spinacino, ancora una volta mescoliamo ed è pronta questa insalata pazzesca. Passiamo adesso ad un piatto tipico della tradizione italiana, gli gnocchi. Però al posto, o meglio, sì, abbiamo le patate, al posto della farina abbiamo la farina di ceci. Quindi sono anche senza glutine. Insomma, per cambiare ci stanno. Patate che facciamo lessare partendo dall'acqua fredda, mi raccomando sempre. Una volta tenere le dobbiamo poi scolare e tagliare a metà. Io le schiaccio sempre con la buccia, si fa molto prima, insomma basta tagliarle a metà, le schiacciate, aspettiamo un attimino che si intiepidiscano e poi mettiamo il contenuto in una ciotola, sale, pepe, acqua tiepida e poi la farina di ceci. Se avete paura che i vostri gnocchi tendano a sciogliersi poi in cottura perché le vostre patate, quelle che avete a disposizione, non sono proprio di grande qualità, sostituite 100 ml di acqua tiepida che mettete nell'impasto con un uovo. Non succede niente, i vostri gnocchi diventano comunque buonissimi e soprattutto tengono la cottura. Se poi non volete che il sapore dei ceci si senta troppo, sostituite metà farina di ceci con quella bianca tradizionale. Formate gli gnocchi e poi ovviamente, come si fa per tutti gli gnocchi, si lasciano sbollentare in acqua salata bollente, poi li scolate e li mettete in padella assieme al condimento. Nel mio caso ho scelto un classicissimo sugo di pomodoro che ci sta veramente bene, un po' di basilico, li impiattate e poi una spolverata di formaggio grattugiato sopra. Adesso ci siamo stufati del Mediterraneo, andiamo in India, andiamo in un contesto dove si assaporano dei cibi più speziati, quindi siamo proprio, ci troviamo davanti a un piatto esotico, molto carico, profuma di cardamomo, di curry, di cocco, delle note buonissime, molto cremoso. Questo è il chana dal, quindi il dal di ceci, arricchito con peperoni, quindi con delle verdure, poi ovviamente la tradizione vuole il riso basmati in parte, e se l'avete il coriandolo sopra, oppure del prezzemolo. Ho consultato vari amici per questo video, sì, ricetta, ho un po' freddo alle mani per quello, ricetta di Elena Lentigini e Glenda, ho fatto un miscuglio delle loro ricette e è saltata fuori questa cosa meravigliosa. Se a voi i ceci dopo un po' stufano e volete cambiare legume, ma siete tranquillamente liberi di farlo, sul sito di Coro trovate tantissima varietà in campo legumi, addirittura dei legumi che normalmente non trovate al supermercato, per darvi un'idea. In questo caso uso i ceci secchi, quindi li sciacquiamo e li mettiamo in ammollo con circa il doppio del volume in acqua, dalle 12 alle 24 ore a temperatura ambiente, poi li scoliamo, avete visto che si sono belli gonfiati, e li facciamo cucinare a fiamma media per circa 90 minuti. Se avete la pentola a pressione potete dimezzare le tempistiche. Ora con tutte queste verdurine e queste spezie prepariamo il dal, quindi cipolla che tritiamo anche grossolanamente in realtà, poi carota, in questo caso la grattugio per praticità, e poi il sedano tagliato a cubetti, lo zenzero anch'esso a cubetti, io lo sbuccio sempre con il cucchiaino che è molto più comodo e poi lo tagliamo appunto a cubetti, e il peperone in questo caso rosso e giallo a fettine. I ceci sono quasi cotti quindi li saliamo, mi raccomando sempre il sale alla fine per non far indurire la parte esterna. Olio di cocco oppure anche olio di semi va benissimo in padella. Aggiungiamo lo zenzero a pezzi, il curry classico, il curry che conosciamo tutti, e poi il curry garam masala che è il curry indiano, quindi profuma un pochino più di cardamomo, di magari noce moscata, la cannella, si sente il cumino, il coriandolo.
coriandolo, buonissimo. Poi aggiungiamo il peperoncino se volete un tocco più piccante, le verdure, cipolla, tutte le verdure che abbiamo tritato prima, e poi i ceci che invece abbiamo sbollentato a parte. Se serve un pizzico di sale e poi il latte di cocco per dargli questa cremosità in più. Acqua, lasciamo andare per circa una mezz'oretta. Mi raccomando, condividete questo video se queste ricette che sto proponendo vi piacciono, eh? Mettete like per sostenere il canale, thank you. Amido di mais in una ciotolina con acqua fredda, facciamo questa miscela che aggiungiamo per dare ancora più cremosità e avvolgenza al nostro dal. Lasciatelo riposare a fiamma spenta per tipo 10 minuti e poi lo servite assieme al riso basmati, al coriandolo o prezzemolo. Ci siamo con un piatto molto sfizioso, molto, molto sfizioso, molto filante dentro, delle polpette di ceci con un cuore filante di provola. Bombetta proprio questa qua, fritte, possono essere anche cotte al forno volendo, perfette anche per l'aperitivo con gli amici, queste qua andranno sicuramente a ruba. Ho usato i ceci in scatola, quindi li scolo e li do una sciacquatina velocemente, poi li versiamo in un mixer assieme a formaggio grattugiato, prezzemolo, uovo, pan carré, quello senza crosta, senape, un po' di concentrato di pomodoro, sale e pepe. Frulliamo tutto fino ad ottenere questo composto pastoso, abbastanza omogeneo comunque, ma non troppo in realtà. Quindi possiamo formare le nostre polpette. Prima la provola, potete anche non metterla in realtà, però se volete il cuore filante ovviamente ci sta. Quindi la tagliamo a pezzi, prendiamo un po' di impasto, lo appiattiamo, aggiungiamo i pezzi di provola dentro, o scamorza, quello che vi pare, e poi formate proprio la polpetta e proseguite così fino ad esaurimento degli ingredienti. Ora possiamo impanarle, quindi uovo sbattuto leggermente salato, passiamo ovviamente prima le polpette nell'uovo, poi nel pan grattato e poi le paniamo in questo modo che è molto pratico, scuotendo la pirofila, no? Nel mio caso le friggo, quindi olio bollente 170 gradi circa e le facciamo andare fino a quando l'olio le fa risultare belle dorate. Sono pazzesche perché ovviamente croccanti fuori, morbide dentro, filanti dentro. Ne facciamo, cari miei, un dolcino, cioè con i ceci un dolce, sì, e che bomba che è. Praticamente un hummus dolce mi viene da chiamarlo, una crema spalmabile che richiama tantissimo la crema spalmabile alle nocciole e cacao, però in questo caso si conserva in frigo, quindi è fresca. Anche in estate mi viene in mente che potreste veramente mangiarla su una fetta di pane tostato, sentirete questa freschezza, veramente una libidine. Anche stavolta opto per i ceci in scatola, ovviamente voi potete anche usare quelli secchi e poi cuocerli a parte. Sciacquatina e li sbucciamo, cioè togliamo la pellicina per avere una crema ancora più setosa. È molto semplice, prima scuotete i ceci nel canovaccio e poi con le mani magari togliete la parte che è rimasta attaccata. Nocciole in un mixer, frulliamo tutto fino ad ottenere una crema molto liscia, poi sciroppo d'acero, cacao amaro, ceci ovviamente, goccino di olio di semi o anche olio di oliva se vi piace, acqua e poi ancora una frullatina fino ad ottenere appunto questa crema liscia, corposa, deliziosa, ve lo giuro. Siamo arrivati alla fine, bomba, sono proprio contento di aver registrato questo video così ricco. È stato impegnativo ma molto soddisfacente, spero tantissimo che queste ricette che ho proposto vi ispirino, le facciate. E ultima cosa, che sennò poi mi dimentico, qua sotto trovate il codice sconto per il sito di Coro, ZambiCoro5, quindi avete il 5% su tutti i prodotti. In più se acquistate dei prodotti che vengono esposti sul sito con delle foto amatoriali avete anche la spedizione gratuita. Mi raccomando, se fate queste ricette taggatemi su Instagram o su Facebook, grazie tantissimo. Allora, questo sono io del giorno dopo che ricompaio perché mi sono accorto quando stavo editando ieri sera che mi mancava questa parte finale, non so come mai la videocamera ha deciso di scaricarsi prima del solito. Comunque dicevo, su Instagram trovate altre idee, altri consigli, altre ricette che qua su YouTube invece non pubblico. Cliccate qua per altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Meno male che non mi sono impappinato perché in questa parte mi impappino, e qua sotto invece trovate il collegamento per andare sul blog e vedere tutte le ricette scritte adorabili. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video, cari belli. Grazie a todos per essere arrivati fin qua. Ciao.